banale al politico migliore. Allora, io sono pronto ad andare in un campo di rieducazione dove verrò inviato, ma non c'è bisogno, perché ho preso e sarò sospeso dall'ordine professionale. Quindi quei 20 pazienti che io seguo a casa, affetti da Covid, io non potrò andare più a visitarli. E allora i medici che non vanno a domicilio sono eroi. Io che a mio rischio e pericolo gratuitamente seguo un sacco di pazienti col Covid, non potrò più farlo. E andrò in un campo di rieducazione e potrò rifarlo. Scusi, solo Giovanardi, quando ma io invece sono, io sono una grande fan dei medici che consumano le suole e vanno a casa delle persone, perché sono un grande dramma durante il Covid. Però mi scusi, Giovanardi. Sperimentale, aspetto ancora le firme di tutti questi signori. Scusi, Giovanardi, mi dicono, ma lei non come si protegge? Cioè, io ma se lei avessi... pensa solo alle carte e non vede i dati. Lei non ha un approccio scientifico, parliamoci chiaramente. Non è un approccio scientifico. Lei preferisce ridere, un burocrate che le mette una firma su una carta piuttosto che leggere quello che dovrebbe fare un medico. Un medico legge le carte, legge i dati. Scusi, legge i dati. Giovanardi, ma non è più importante. Come ha fatto, io lo ringrazio. Il dottor Pili, allora, l'attività di medico, cioè di persona che salva la vita, il giuramento di Ippocrate lo avete fatto per questo. Migliore, firmi. Si può dire, una cosa? Adesso davanti a tutti. Ma che firmi, ma che firmi, ma che firmi, basta. Scusate, una alla volta. Idiozia delle firmi lei, che firmi. Vi chiedo una cortesia. Certo, non di lei. Due dati, ma non lo dice. Perdonate.